che video epico, ragazzi, sono felicissimo. Bentornati, buon anno a tutti. E oggi è il mio compleanno, 2 gennaio. Fatemi gli auguri qui sotto nella colonnina dei commenti, devastatela! Siete dei grandi. In questo video vi racconto la storia di questa Porsche Classic magnifica. Fermi, qualche settimana fa Pellegrino mi chiama e dice: Matteo, qua ha nevicato, ci sono le montagne piene di neve, ti va di venire a fare dei traversi? Dei traversi con cosa? Non me l'ha neanche detto che macchina fosse. Io ho caricato le telecamere e i droni in macchina, sono partito per Lama Mugugno, un posto che neanche conoscevo, bellissimo devo dire, strade chiuse al traffico, e poi l'avete visto quello che è successo, insomma. Però non vi ho ancora raccontato, infatti per questo dovete rimanere incollati al video, la storia di questi due ragazzi. Andrea Dalmazzini è un pilota di rally e Pellegrino è un grande, perché è quello di ruote da sogno. Vi ricordate quel video? Anzi, qui c'è un link se volete, andate a vederlo, che è molto bravo a guidare. Dalmazzini riconosce il talento nel giovane e decidono di fare delle gare con auto storiche, sia di rally che in pista. Ci racconteranno adesso, proprio tra 30 secondi, tutta la storia di questa Porsche fantastica, perché se ve la racconto io non ne so molto di questa macchina. Vi lascio a loro. Raga, prima di iniziare la visione devi fare due cose. Una già te l'ho detta, fammi gli auguri perché oggi è il mio compleanno. Due, iscriviti al canale e attiva la campanella, clicca su questa campanellina, così ogni volta che caricherò un nuovo contenuto verrai aggiornato, YouTube ti invierà una notifica. Buona visione. Ciao ragazzi, sono Andrea Dalmazzini, pilota di rally, nello specifico pilota di rally sulla terra. Da qui faccio questa piccola introduzione, perché? Perché pilota di rally sulla terra, mi piacciono le macchine da fuoristrada, da safari, ho abbinato la passione delle automobili da corsa con la passione delle automobili d'epoca ed è venuta fuori questa bestia. Ho trovato questa macchina che era una macchina da rally gruppo 3, io ho la passione della Parigi-Dakar, vedevo queste macchine sulle riviste dell'epoca che facevano, illustravano la Parigi-Dakar, e mi è venuto in mente di trasformare questa macchina, questo gruppo 3 fatto tra l'altro bene per le specifiche dell'epoca, in una safari. Quindi assetto rialzato, gomme e cerchi da fuoristrada, ed è venuta fuori questa cosa con livrea Rothmans. La macchina mi sta divertendo tantissimo, la uso raramente perché non riesco sempre a combaciare gli impegni, però quelle belle occasioni come in questa giornata o come in una gara di regolarità sport, da cui l'ho pensata come farla, che abbiamo fatto col mio amico Pellegrino, abbiamo deciso di intraprendere questa avventura. Adesso che l'abbiamo ultimata, abbiamo deciso di goderci questa bella giornata insieme a Matteo e gli amici dell'Officina del Pilota, per documentare un po' il tutto, divertirci insieme e farvi divertire anche a voi. Devo dire che Andrea ha avuto un'idea fantastica a fare una replica appunto della Porsche 953, che ha una storia fantastica dal punto di vista storico, perché appunto Porsche alla fine degli anni 70, quando volle intraprendere la strada della trazione integrale, dato che c'era già Audi avviata nelle corse e aveva già sbaragliato tanto della concorrenza, decise di intraprendere questa strada proprio con la Porsche 953. E la Porsche 953 nasce inizio anni 80, precisamente nell'84, quando esordisce con i piloti MTJ e Jackie X alla Parigi-Dakar, la gara più avventurosa che si possa trovare nell'ambito sportivo, e tra l'altro proprio all'esordio riuscì a conquistare la vittoria col primo assoluto, quindi una vettura dalla storia incredibile. Questa in particolare parte da un'ottima base, perché appunto la macchina è una 3.2 proprio col motore che usavano nella Parigi-Dakar con la 953, da 230 cavalli. È stato chiaramente rivisto tutto quanto l'impianto di sospensioni, studiato da un nostro amico ingegnere insieme con la sua officina, e devo dire che il risultato non passa inosservato, senz'altro una macchina diversa da tutte quante le altre. Come diceva, sicuramente adatta per manifestazioni, gare storiche come abbiamo fatto appunto di recente, e devo dire che ci siamo divertiti parecchio, ecco. In questa bella avventura, in questa bella giornata, abbiamo trascinato Matteo e i suoi amici che sono partiti ieri tranquilli, sì, da Roma con 15 gradi. Ci siamo ritrovati qui stamattina alle 8. Mamma, mortacci tu, mortacci! Io mi sono messo dietro a te. No, sono rimasto lungo, l'ho visto lungo. Adesso si entra in macchina, zero filtri, suono reale dello scarico dell'abitacolo del Porsche, e vediamo come guidano i ragazzi.
più in italiano, se no si deve mettere a me. Allora adesso ci siamo cambiati e andiamo su in cima. Andrea ci darà qualche nota tecnica per migliorare un po' nella guida e riuscire a sfruttare meglio le traiettorie. Ci dirà qualche consiglio sulle curve, se apre, se chiude, se si può tagliare e anche dove si può un po' intraversare poco, visto che la macchina è sua. Però mi tira mano un po' apposta, quindi ci aiuterà. Ci sta, dai, un po'. Ci divertiamo un po' nel rispetto della macchina. Ok. Anche controllatissimo, magari fai meglio di me. Io sono più impacciato, no, davvero. Io non ho la. Però hai sentito com'è difficile? È semplice. Diventa Mattia. Voglio ringraziare Luca Ricchi, Hotel Villa Cloré e Spa, che ci ha ospitato. Abbiamo passato la notte lì, abbiamo mangiato benissimo, veramente un'ospitalità stupenda, magnifica. Grazie Luca, ringrazio Andrea Dalmazzini che ci ha permesso di fare i traversi con la sua Porsche e ringrazio Pellegrino Spallanzati che insomma era amico, tutti lo sanno, gli voglio bene. Ciao ragazzi, ciao! Questo video termina qua, però prima di chiuderlo mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella, così ogni volta che carico un nuovo video ti verrà inviata una notifica da YouTube e sai che c'è un nuovo video di Matteo Torrisi, insomma, su Officina del Pilota. Che vuoi fare? Che non te lo vedi? Dai, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi, ciao! Questa era carina.